Rientriamo così in onda, ancora buongiorno, buongiorno, buona mattina a voi, insomma, vi diamo ancora così un caloroso benvenuto perché si continua a parlare di novità, eventi, curiosità e parliamo proprio dell'evento che ci sarà domenica 20 di marzo, insomma, un evento importantissimo perché si parla del Gran Carnevale di Bussolengo. Insomma, raga, noi ve l'abbiamo anticipato, ve l'abbiamo raccontato, ma ovviamente dopo, tra una curiosità e l'altra, abbiamo detto non può assolutamente mancare il nostro, ormai mi permetto, amico Massimo Girelli, assessore alle manifestazioni di Bussolengo. Vediamo se c'è, gli diamo il benvenuto. Buongiorno Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno Alan, buongiorno, buongiorno a tutti. Come va, come stai? Bene, bene, dai. Bene. Diciamo, ogni tanto pensiamo anche alle cose positive, perché purtroppo non sempre i giornali ci fanno pensare a cose positive. Esatto, esatto. E noi cerchiamo di alleggerire la vita facendo un po', no, almeno il mio mestiere, che è quello dell'assessore alle manifestazioni. Beh, è un bel segnale, una bella responsabilità, anche e soprattutto adesso, in questo periodo, ancora di più, perché insomma, prima una cosa, poi l'altra. Però per fortuna, insomma, si parla di cose belle e quindi è stato un San Valentino pazzesco. Ancora il mese scorso l'abbiamo visto, c'eravamo, anch'io c'ero, nel senso c'ero, e quindi insomma c'eravamo, e come è stato veramente una gran bella fiera di San Valentino. Ma sappiamo che voi, quello è l'inizio di un sacco di eventi, e quindi domenica 20 di marzo torna alla grande il Gran Carnevale. Raccontami un po' qualcosa, Massimo, prego. Sì, è una bellissima manifestazione, torna. L'ultimo che siamo riusciti a fare è stato quello del 2020, sì. Che è stato proprio sul photo finish prima delle varie chiusure, e quest'anno torniamo alla grande, perché comunque il Gran Carnevale di Bussolengo è uno dei più grandi della provincia. Quest'anno ospiteremo 22 carri, 1500 maschere figuranti, e come sempre una grandissima sfilata che partirà alle ore 14 e attraverserà tutte le vie del centro di Bussolengo e si concluderà sul piazzale Vittorio Veneto, un grande piazzale dove c'è la possibilità, dove tutti i carri si fermeranno. Ci saranno anche degli stand, ci sarà la maccheronata, ormai è una cosa, è una tradizione che ci portiamo avanti da veramente tanti anni, organizzata dall'Avis, perché ci tengo a dire, il Carnevale di Bussolengo è un grandissimo carnevale che nasce dalla volontà di un'associazione, sì, Nati per il Carnevale, che con gli Scottish Birrati sono il motore del nostro carnevale. Eccoli qua. Un gran gruppo di amici guidati dal colonnello McCakin. In arte colonnello McCakin, nella realtà Fabrizio Checchini, che ringrazio sempre tanto per la sua disponibilità, la sua voglia di organizzare, e porta in giro anche comunque Bussolengo per tutta la provincia e anche oltre, perché gli Scottish Birrati, questo bellissimo gruppo, girano la provincia ma vanno anche fuori dalla provincia, quindi portano in alto il nome di Bussolengo. Poi come sempre ci saranno altre associazioni, la Proloco, che è il braccio operativo, sempre disponibile, sempre presente in tutte le nostre manifestazioni. L'Avis l'abbiamo detto, la banda che sarà che farà l'apertura della sfilata, e ci sarà il gruppo Gemellaggi di Bussolengo che sfilerà anche loro, perché porteranno la commenda del nostro paese gemellato, Niederolm, quindi sì, saranno presenti anche loro. Virtualmente avrebbero voluto, o meglio, di persona avrebbero voluto essere presenti gli amici di Niederolm, non è stato possibile organizzare, quindi comunque li portiamo nel cuore, e il gruppo Gemellaggi sfiderà con la loro coccarda. Ecco, importante, quindi insomma facciamogli anche un applauso perché ben meritato, sono cose importanti da sottolineare. Grazie Massimo, prego. Sì, poi naturalmente il gran lavoro di tutti gli uffici del comune, la protezione civile è sempre presente, perché anche a livello sicurezza siamo sempre molto attenti a tutte le nostre manifestazioni. Una lunga sfilata che inizierà, come dicevamo, alle 14 e probabilmente come sempre si concluderà l'imbrunire, perché 22 carri sono veramente tanti. E speriamo di vedere, come ogni anno, le strade piene
di persone, perché oltre a Bussolengo è sempre molto, è un carnevale molto sentito da tutta la provincia, quindi vengono veramente amici da tutta la provincia e questo ci fa molto piacere. Quindi il mio invito è per domenica a Bussolengo dalle ore 14. Beh, intanto veramente bravi, bravi voi, applausi veri per voi, perché insomma dalle ore 14 fino, come dicevi proprio Massimo, farei anche vedere al volo, accenniamo, fino in notturna, cioè si va fino al tramonto, quindi è un bel dato, è una bella festa di carnevale, non per niente si chiama il gran carnevale, insomma, quindi non per niente. Poi oltretutto mi hai già anche spiegato, perché insomma ci sarà un percorso, se vogliamo un attimo ancora sottolinearlo, così vediamo la mappa insieme, eccolo qua, prego Massimo, prego. Sì, parte dal parcheggio del centro commerciale Sorelle Ramonde, poi tocca tutte le vie del centro, perché fa Corso Mazzini, via Mazzini, piazza 26 Aprile, via Borghetto, via De Gasperi, via Don Calabria, via Borgo Lecco, per finire poi sul piazzale, dove si continuerà a far festa, come dicevamo prima, la gran maccheronata. Insomma, io spero veramente di vedere tante persone. Siamo molto contenti poi di fare questa edizione, soprattutto per i bambini, perché i bambini, certo, più che mai hanno sofferto questi 2 anni. Quindi, vero, io ho avuto la fortuna di partecipare anche al Carnevale, al Bernardino Colar di Verona e anche alla Festa della Renga, e devo dire che la cosa più bella è vedere i bambini in maschera, i bambini contenti, felici, che lanciano i coriandoli, che cercano la foto con le maschere. Che cerca una foto con papà del gnocco, che sarà presente con tutta la sua corte qui a Bussolengo. Eccolo qua, insomma, guardate qua, eccolo qua. Questa è una foto, ti racconto questo aneddoto, certo. Questa è una foto scattata a San Valentino il 13 febbraio, la domenica, sì, dove sono venuto a trovarci per la fiera il papà del gnocco e la sua corte, e proprio in quella data lì abbiamo deciso che il 20 marzo avremmo fatto il carnevale. Ma tutto grande! Fatto, ci siamo messi subito sotto. Bravissimi. E abbiamo deciso la data. Cioè, voi in un mese, cioè, siete riusciti a organizzare il carnevale, non un carnevale, il carnevale, quindi... Sì, bravi. Perché, o meglio, doveva essere ancora prima della fiera. Sì. C'era ancora una situazione un po' delicata per quel che riguarda, certo, la pandemia, quindi abbiamo deciso di posticiparlo, certo, però non avevamo ancora deciso la data. La data è stata decisa proprio il 13 febbraio, quando sono venuti a provarci gli amici di Verona. Beh, bello, perché insomma il detto fatto è sempre tanta roba, ma non è facile, quindi bravi, doppiamente no. Bravi per questo detto fatto, bravi. A distanza di tempo è facile raccontarlo, ma ti assicuro, tu lo sai, che tutti hanno corso, in primis, ripeto, nati per il carnevale, che hanno un entusiasmo, un'allegria, una forza, un gruppo di 30 persone che veramente ti trasmettono l'entusiasmo solo quando ci parli, quindi era obbligo trovare la data, l'abbiamo trovata e l'abbiamo fatta. E allora bravi Massimo, bravi davvero, perché insomma non sono cose facili, lo diremo sempre, ma sappiamo che voi ce la fate, soprattutto ci siete, perché questa è la prova, e insomma, quindi ritorna alla grande del carnevale, e soprattutto amici a casa, andate a Bussolengo, perché domenica è grande festa. Oltretutto, adesso io non è che voglio tirarla, però le previsioni del tempo, non io, mettono sole, mettono bello, quindi insomma, anzi ne parlavamo proprio poco fa, prima della diretta insieme a te Massimo, che ci sarà un weekend bello. Quindi insomma, meglio di così non si può. Io ti ringrazio. Incrociamo le dita come sempre e che vada tutto bene. E certo, tutto in sicurezza come sempre, e ringrazio naturalmente anche le forze dell'ordine, che sono, giusto, veramente sempre vicine a noi nell'organizzazione. Oggi ho voluto portare anche le spille, a parte quella del comune, anche quelle degli Scottish Birrati e qua, di un'altra confraternita a cui tengo, perché è la confraternita dell'Esso e della Perra di Verona, insomma, giusto, un po' di goliardia l'ho voluta portare anche qui in trasmissione, ed è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Massimo, grazie come sempre, grazie davvero per la chiacchierata di oggi, soprattutto grazie per quello che fate. Ci vediamo a Bussolengo ovviamente domenica dalle ore 14, grande festa. Grazie Massimo.
Grazie a te, vi aspettiamo tutti a Bussolengo. E allora evviva, grazie mille, grazie, ciao Massimo, ciao ciao ciao, a presto, evviva Bussolengo, evviva Bussolengo, evviva Bussolengo che ritorna insomma con tante novità e soprattutto un carnevale incredibile. Insomma, grazie davvero per essere stati con noi, io vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo domenica a Bussolengo e poi ci vediamo qua nuovamente lunedì in diretta. Alla prossima, rimanete qua perché adesso arriva Buongiorno Verona Live con Giorgia Preti, ciao!